Su, guys, benvenuti nella seconda parte del backstage di Dream Come True e oggi siamo in Crayon Sim. Oggi andremo quindi a creare una cantante a sorpresa, quindi è una cantante che ci sarà come ospite nella prossima puntata di Dream Come True. Un inizio? Se vi dico bellissima, voi cosa pensate? A chi pensate? Ebbene sì ragazzi, la Sim, la cantante che avremo come ospite nella prossima puntata di Dream Come True non è nient'altro che Ariana Grande. E se sono in un Crayon Sim è perché oggi andrò a creare Ariana Grande, o meglio, cercherò di creare Ariana Grande. Questa sarà una sfida perché andrò a creare Ariana Grande senza il materiale personalizzato, cioè, oddio, mi spiego meglio. Andrò quindi a utilizzare come materiale personalizzato solamente i capelli, perché ovviamente in The Sims 4 i capelli non ci sono. Ma per quanto riguarda gli outfit di Ariana Grande, cercherò di riprodurli andando quindi a utilizzare i vestiti del gioco, quindi di The Sims 4. Oltre a questo, volevo dirvi che vedete il video in due parti perché ho registrato in due momenti, quindi in un primo giorno dove stavo iniziando a creare Ariana Grande e poi dopo nel secondo giorno che, dove Ariana Grande stava, ecco, stavo uscendo fuori la morfologia del viso di Ariana Grande, gli occhi di Ariana Grande, eccetera, eccetera, e quindi la vedete in un altro modo. Questo perché comunque il primo giorno non avevo molto tempo, quindi ho dovuto salvare e per salvare ho dovuto quindi inserire il nome di Ariana Grande e i tratti, perché appunto non si può salvare senza mettere i tratti e il nome. È stato difficile creare gli occhi, la bocca, perché in realtà se vogliamo prendere le foto dove è truccata, Ariana Grande di norma, per quanto riguarda gli occhi, lei ha gli occhi grandi e quindi va a utilizzare l'eyeliner, andando quindi ad effettuare una coda molto lunga per poter spezzare questa grandezza del suo occhio e creare quindi questo effetto allungato, appunto spezzando la grandezza del suo occhio. Idem per quanto riguarda la bocca, non ha comunque le labbra carnose, ma quindi attraverso il rossetto va a creare, va a ingrandire a meno di 1 mm le labbra, creando così l'effetto labbra carnose. Prima di lasciarvi al video, volevo dirvi che dopo aver creato Ariana Grande con i vestiti di The Sims, andrò a farvi vedere alcuni vestiti, alcuni accessori che ho scaricato per Ariana Grande. Quindi vi parlo alcuni vestiti del video di Focus, vi parlo dei suoi tatuaggi e oppure delle sue scarpe, tranne per i stivali perché comunque li avevo scaricati, però purtroppo nel gioco non mi si vedevano, quindi in pratica erano vestiti trasparenti e non mi si vedevano. E niente ragazzi, quindi vi lascio al video, in buona visione. Ok ragazzi, vado a creare Ariana Grande e per creare Ariana Grande vado innanzitutto, o meglio quello che faccio prima di creare una sim, quello di andare a rimuovere i lineamenti del viso, la morfologia della bocca, degli occhi, eccetera, eccetera, alla sim che mi è appena apparsa in Crayon Sim. Vado anche quindi a modificare il corpo, quindi rendendola più magra, perché Ariana Grande è magra, e vado anche a togliere i capelli, perché appunto con Ariana Grande non c'è assolutamente niente. Ok, e mettiamo il trucco, perché nelle foto Ariana Grande comunque c'è il trucco, quindi credo che ci sia anche un po' lo zampino del contouring. Andiamo quindi a creare Ariana Grande dal momento in cui è truccata, se vogliamo farla simile a Ariana Grande. Quindi vogliamo questo trucco che mi orrendo. Ok. E ci mettiamo un eyeliner tipo questo, che lei usa tipo questa coda di eyeliner molto lunga, ecco la sua cosiddetta virgola dell'eyeliner, visto che il suo eyeliner va a superare anche i parametri della palpebra mobile per creare questa sorta di illusione di questo occhio allungato e piccolo, qualcosa che in realtà non è. Mettiamolo meglio castano. Cioè il solito tipico trucco correttivo, quello normale insomma. Poi, ecco
anche per quanto riguarda le labbra, ci mettiamo un rossetto molto scuro. Tipo questo, ma questo magari momentaneamente, giusto per, anzi sì, ma giusto per, perché comunque lei va ad ingrandire le labbra, cioè molte delle foto in cui vedo, lei lo setto, cioè lo mette in maniera un po' più spessa, appunto per ingrandire le sue labbra. E quindi ci servirà tantissimo per poter poi fare in modo di crescere le labbra. Però ovviamente una cosa è certa, che un rossetto scuro non va ad ingrandire le labbra, ma va a distingere le labbra. Mentre invece un rossetto chiaro, ok, messo in maniera molto più spessa, quindi magari con 1 mm di spessore, non oltre, perché sennò altrimenti si vedrebbe che, diciamo che fa tipo l'effetto labbra finte, quindi non sarebbe bello esteticamente. Ecco, come in questo caso. Quindi un rossetto praticamente chiaro va invece ad ingrandire le labbra. Questo è quello che fa il rossetto. Questa sarebbe la tecnica del trucco, insomma. E poi cambiamo anche la sua carnagione. Diciamo che la sua carnagione non è molto scura, cioè lei è chiara di carnagione, solo che le lampade fanno un grande lavoro. Non è molto bello farsi le lampade, anche se sinceramente io vi consiglio di abbronzare andando a mare. Sempre ricordandomi di mettervi la crema abbronzante, ecco, quindi la crema protettiva, perché comunque i raggi UV sono dannosi per la nostra pelle, ricordatevelo sempre questo. Quindi in base alla vostra pelle, che sia una pelle sensibile o meno, dovete utilizzare una crema protettiva adeguata al vostro tipo di pelle. Quindi ad esempio chi ha una pelle molto sensibile è consigliabile una crema protettiva avente il fattore di protezione, ovvero SPF, se non sbaglio si chiami così, 50, mentre invece magari chi ha una pelle che non è sensibile, anche 30 va bene lo stesso. Poi ricordatevi anche che comunque l'acqua del mare fa bene anche al nostro corpo, svolge un effetto drenante, infatti è consigliabile fare ginnastica o camminare nell'acqua. Quindi mettiamo praticamente un colore tipo questo. No, questo è troppo, ok, mettiamo un colore tipo così che non è né troppo scuro né troppo chiaro. E iniziamo quindi a fare il volto di Ariana Grande. E ovviamente diciamo ci metto la sua, diciamo, i suoi capelli, quelli che tipo classici capelli come questi. Tipo così non è Ariana Grande. Altri, diciamo, altri capelli che ho a scaricare sono questi, cioè questi sono quelli che si possono vedere su Ariana Grande. Tipo questo mi piace tantissimo perché comunque ci sta. Diciamo che è fatto molto bene come CC. Nei Sims 3 li adoravo i CC tantissimo, invece nei Sims 4 non li utilizzo per il semplice fatto che innanzitutto il gioco mi lagga se utilizzo il materiale personalizzato e quindi non vado ad utilizzarli, ma per questa occasione, quindi per Ariana Grande, farò un'eccezione. Però ecco, ci sono comunque delle acconciature che dicevo per Ariana Grande che mi sono piaciute tantissimo, tipo questa che l'adoro, questa mi piace anche anche se comunque i capelli non sono molto molto lunghi. Questo è un perché ci sono praticamente alcune capigliature del materiale personalizzato dove i capelli fluttuano e sinceramente non è bellissimo vedere una sim con dei capelli che fluttuano, non è molto bello. Questi li adoro tantissimo, veramente li adoro tantissimo. Comunque ragazzi vi lascio il link da dove ho visto queste acconciature e anche gli abiti che poi vedete dopo. Vi lascio praticamente una pagina di una creatrice dove praticamente trovate anche altri vestiti, altre acconciature, gli altri cantanti come tipo Katy Perry, Nicki Minaj, ecco, quindi tanti altri artisti. E tra cui c'è anche Ariana Grande, quindi questa ragazza è una vera e propria creatrice dei look di Ariana Grande e anche di altri tipi di cantanti. Allora, quindi dicevo,
Quindi adesso vado a a creare la morfologia. Prendiamo questo tipo di lapis lazuli qua, ecco la sua classica acconciatura. Vado quindi a creare la sua morfologia del viso. Andrò quindi a prendere delle foto dove si vede sia la parte laterale del viso e sia la parte frontale, in modo tale da poterla fare uguale, cioè non proprio uguale, perché comunque ecco l'effetto che viene dal cartone animato, che sarebbe The Sims 4, e la vita reale è diversissimo. Quindi immaginatevi Mariana Grande sotto forma di Sims. Poi tenete conto che è senza modello personalizzato, quindi sarà una cosa diversa, e spero di riuscirci, davvero spero di riuscirci. Ok, mi metto all'opera e vado quindi a creare il viso di Ariana Grande.
Ok ragazzi, questo era il materiale personalizzato. Avete visto anche Ariana Grande vestita senza i vestiti del materiale personalizzato, quindi vestita con i vestiti di The Sims 4. E devo dire che comunque, bene o male, diciamo, sono simili allo stile di Ariana Grande. Leggermente simili a quelli di Ariana Grande, tranne per il vestito formale. Anche se comunque nella galleria, quindi nella sim che ho in pratica condiviso, troverete il vestito, lo troverete diversamente, cioè lo troverete bianco, per fare in modo che il vestito si avvicini leggermente al vestito che lei utilizzava nel concerto, nel momento in cui andava a cantare My Everything. Comunque, lei è Ariana Grande. Fatemi sapere nei commenti se vi piace e se è simile a Ariana Grande. Comunque vi ripeto che per qualsiasi cosa, per quanto riguarda il materiale personalizzato, ho messo nella descrizione i diversi tipi di link. Noi comunque ci vediamo con Ariana Grande e con la casa che avevo condiviso la scorsa settimana, ovvero la casa dei sogni. Ci vediamo nel video di Dream Come True, quindi con Ariana Grande, e scopriremo chi sono i Sim Desiderio che hanno chiesto la casa e chi ha chiesto di Ariana Grande. E niente, da Gamer è tutto, sono Sim, bye bye!